Gilberto Buzzi, allora si chiude amaramente, no? Questo spareggio che comunque corona, anche se in negativo, una stagione secondo me straordinaria da parte dei due ragazzi. Hai detto tutto tu, è straordinaria, quindi c'è rammarico che non abbiamo il titolo, però moralmente devo dire che l'abbiamo vinto, perché oggi abbiamo dimostrato quello che ci tenevo di più era il fatto mentale, il fatto di riprendersi dalla partita di domenica, e mi hanno fatto la grande e sono stato veramente orgoglioso della mia squadra oggi, che ha dato tutto. Diciamo che sono sconfitte come queste, no? Dalle quali può nascere veramente qualcosa di importante. I due ragazzi spesso nel corso dell'anno si è rimproverato una scarsa personalità, una scarsa abitudine a giocare le partite che contano. Oggi veramente siete stati all'altezza del cavazzo come tenuta fisica e mentale. Sì, infatti, quello era il rammarico di domenica scorsa, è stato questo, perché io mi aspettavo comunque una partita con... proprio fatta così, con l'intensità, con la qualità che anche abbiamo dimostrato tutto l'anno, quest'anno invece abbiamo toppato. Il rammarico è solo quello, ma io oggi veramente ne esco vincitore, perché ripeto, sono orgoglioso dei ragazzi, perché oggi hanno fatto tutto il possibile per vincere la partita. Proprio è andata così, ma veramente sono orgoglioso di loro, lo ripeto. Sei d'accordo che la tua possa essere veramente la squadra del futuro, no? Nel senso, tanti ragazzi giovani, tanti del paese, e quindi siete un po' il fiore all'occhiello della Carnia per quanto riguarda questa politica di organizzazione societaria e sportiva. Posso essere d'accordo fino a un certo punto. Nel calcio cambiano tante cose e anno per anno magari qualcuno va via, succedono mille cose, quindi non si sa. Sicuramente quest'anno è stato un anno incredibile. Il Cavazzo, la realtà del Carnico adesso è che il Cavazzo è una categoria diversa da tutte le altre, quindi loro hanno sempre uno standard da 60 punti in su. Le altre sarà dura ripetersi a fare queste cose. Dopo non so, veramente nel calcio per me si vive la giornata, si programma per l'amor di Dio, però non si sa mai cosa succede da un anno all'altro. L'ultima parola, proprio l'ultima domanda da tecnico, fa un po' effetto vedere due squadre lassù e tutto il resto a distanza siderale, c'è qualcosa forse da rivedere? Da tecnico, in tutti i livelli il livello si abbassa, qua bisognerebbe fare magari diminuire qualche categoria per cercare di crescere il valore delle squadre che inseguono comunque il Cavazzo. Questi non sono compiti nostri, si dice che nel Carnico si fa anche sociale, noi spero che nel nostro piccolo questo non facciamo, cerchiamo di fare oltre che sociale, ma cerchiamo di essere seri, avere una mentalità. Qua io sento parlare di chioschi, di cose che non c'entrano niente col calcio, il calcio è una cosa seria, si cerca di farlo bene, dopo rimane uno sport, un divertimento, e quello deve essere, però nel momento che si fa le partite e si organizzano, visto che ci sono gente che lavora dietro, c'è un movimento dietro, bisognerebbe farlo sempre con in un certo modo fatto bene, con correttezza e con la serietà.